Riccardo Scamarcio fa un film e lui fa la parte del papà strappalacrime, perché bisogna stare nell'onda del tempo. E siccome si dice, i tedeschi dicono Zeitgeist, lo spirito del tempo, e siccome lo spirito del tempo, in Occidente però, in Occidente, è fatto di tanti papà che hanno ricevuto le corna, hanno ricevuto un calcetto nel sedere dalla loro mogliettina e hanno perso il figlio. E allora Riccardo Scamarcio, ma il regista, non so chi, la casa produttrice, hanno pensato di farci un business, capito? Di farci un business sui papà separati, divorziati, che sono rimasti senza figli, capito? E così anche Riccardo Scamarcio si è buttato in questo filone. Ma questo cari, guardate che mi sono dovuto mettere gli occhiali, perché un mio telespettatore, Max Alex Platon 72, e mi vuole vedere con gli occhiali. Non so per quale motivo, io l'ho accontentato, anche se gli occhiali non li porto più. Non li porto più perché invecchiando, io sono come il vino che invecchiando migliora, io gli occhiali ormai non li porto più. Questo è il Corriere della Sera di oggi, venerdì 14 agosto 2015, capito? E siamo a pagina 51, pagina 51, una bella paginata. E il papà strappalacrime, però io vorrei parlare di questo bel bambino, vedete? Il bambino che guarda per terra, il bambino si chiama il convitato di pietra. E io non credo che Riccardo Camarcio nel film ci dica come mai esiste questo bambino, perché esiste questo bambino. Perché non ce lo dice, non ce lo dice. Infatti, qua c'è scritto: il dramma di Scamarcio in lotta per suo figlio. Raramente si racconta il dolore dei separati. Raramente si racconta il dolore. C'è scritto qua, vedete? E poi più sotto c'è scritto anche qualcosa di più bello, eh? Più sotto c'è scritto anche qualcosa di più bello, cari amici. Qua e qua. Vedete che c'è scritto qua? Per interpretare bene il ruolo del protagonista, ho incontrato uomini con storie struggenti, cioè storie strappalacrime. Sì, ma il bambino, dove lo mettiamo il bambino? Papà, è Riccardo Scamarcio, ma com'è che c'è al mondo questo bambino? E chi è che l'ha messo al mondo? Chi è che l'ha messo al mondo? L'hai messo al mondo tu, facendo qualche scopata con la tua mogliettina, vero Riccardo Scamarcio? Però tu, Riccardo Scamarcio, lo sapevi che facendo qualche scopata con la tua mogliettina poi nasceva un bambino? E dici che l'hai fatto per atto d'amore? È un atto d'amore? Non è un atto di egoismo, è un atto d'amore? E vabbè, ma questo atto d'amore però lo paga è questo bambino. Mica ti ha chiesto niente questo bambino, non ti ha mica chiesto di nascere. Come al solito, cari amici, vale il detto romano di fare il frocio col culo altrui. Fare il frocio col culo. Tu hai fatto un atto d'amore, ma l'atto d'amore lo fai pagare a questo bambino, eh? E c'hai pure delle pretese? Vuoi pure fare lo strappalacrime per riempire il botteghino, Riccardo Scamarcio? Ma tu puoi imbrogliare. Tu, il tuo regista, lo sceneggiatore, puoi imbrogliare gli altri, puoi imbrogliare il popolo sovrano. Non mica lo imbrogli Serafino Massoni, sai, Riccardo Scamarcio. E Riccardo Scamarcio, io ti dico chiaro e tondo che anche tu vuoi fare il frocio col culo degli altri. Un atto d'amore lo chiami? Sì, un atto d'amore, però lo paga questo bambino, il tuo atto d'amore. E poi vuoi pure che noi piangiamo? Vuoi pure che noi piangiamo, Riccardo Scamarcio? Si chiamano lacrime di coccodrillo. Si tratta solo di fare cassetta, di vendere i biglietti. Ma non gliela fai tu a Serafino Massoni, sai? Perché Serafino Massoni, caro Riccardo Scamarcio and Company, è autore di quest'opera.
che ora nella sua bella traduzione in lingua inglese sta in tutto il mondo. Ma là, va là, Riccardo Scamaccio. La storia è la storia di uno degli infiniti individui che vogliono fare i feroci col culo degli altri. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.